Un appello forte e sentito perché il mondo torni ad ascoltare le ragioni della pace e ad impegnarsi nel nome e nel segno di San Francesco. Lo ha pronunciato ad Assisi il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, nel giorno della festa del Santo Patrono d'Italia, intervenendo all'incontro tra le autorità che si è svolto nel Palazzo Municipale alla presenza dei sindaci della città umbra, Stefania Proietti, e di Palermo, Roberto La Galla. È una giornata di pace, la Sicilia con il suo grande entusiasmo, la sua grande partecipazione porta questi valori con convinzione. Pace, fratellanza, vicinanza agli ultimi e deboli, quello che abbiamo promesso a Biagio Conte prima di morire. E ad Assisi Schifani ha evidenziato come la Sicilia sia chiamata a portare avanti i valori francescani, nel nome di Biagio Conte, ricordandone la sua instancabile dedizione ai poveri e agli emarginati, diventando così un testimone dei valori di carità e di servizio di San Francesco. Un messaggio lanciato dal presidente della regione siciliana nel suo intervento dal loggiato del Sacro Convento d'Assisi, in occasione della festa per il patrono d'Italia, che quest'anno ha visto la Sicilia quale regione protagonista di questo momento così intenso e carico di significato. Davanti ai 200 sindaci e ai quasi 5.000 pellegrini provenienti dall'isola, ma anche dall'Umbria e da tutte le altre regioni d'Italia, Schifani ha ricordato tra l'altro di aver già partecipato alla cerimonia del 2003 da capogruppo parlamentare del Senato. L'offerta dell'olio per alimentare la lampada sulla tomba di San Francesco è un rito che la Sicilia rinnova dopo 21 anni e che ci unisce profondamente alla figura del patrono d'Italia. Questo gesto simbolico, ha rimarcato il presidente della regione, non è solo un atto di devozione, ma anche un impegno concreto verso i valori che il santo ha incarnato: povertà, pace, amore per il prossimo e per il creato. La Sicilia, terra di incontro tra le culture e le religioni, si rispecchia in questi valori.